Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo al nono video su 10 di questa rubrica di giocatori del passato con stime di valori di mercato del presente in questo mercato ipergonfiato. Oggi parliamo di chi? Di Del Piero, come sapete. Del Piero che oltre ad essere il nostro idolo, di molti di voi juventini che mi seguono, è anche stato un giocatore tra i più forti al mondo, o comunque dei giocatori italiani più forti della storia italiana. È un giocatore che però ha vissuto anche dei momenti di alti e bassi, quindi per questo motivo è molto interessante anche capire un po' quella che è stata, secondo me, la sua evoluzione anche dal punto di vista del valore nel caso in cui Del Piero fosse stato un giocatore odierno, di oggi. Partiamo subito con chi è Del Piero. Del Piero è un classe 1974, quella categoria di anni 70, molti dei quali abbiamo trovato negli altri video. Giocatore che arriva alla Juventus nel 93 a 19 anni, 93 quindi diciamo che era ancora in età molto giovane, sotto i 20 anni. Giocatore che arriva per una cifra veramente irrisoria al tempo, di circa 5 miliardi di lire, che approssimato sono 2,6 milioni di euro, insomma. Adesso, attualmente, con le cifre attuali, giovani del genere non si comprano più. Guardate Pellegrini, che pur essendo una prima punta, un attaccante, è stato preso alla fine una valutazione di circa 20 milioni, 25 anche per il Monaco, quindi diciamo che ormai le cifre sono pompate in tal senso. Del Piero arriva nel 93, ma subito, in poco tempo, in pochi anni, diventa una delle star del calcio mondiale. Tra la prima fascia di rendimento top di Del Piero, la possiamo avere tra il 95 e il 98. Nel 96 appunto vince la Champions League da protagonista e gioca due finali, 97-98, di Champions League, poi perse comunque, prima dell'infortunio appunto a fine anni 90. Diciamo che questa è la prima fase in cui Del Piero viene riconosciuto da tutti come uno dei giocatori più influenti, più forti del panorama internazionale. Tutti lo accostavano, lui e come prima punta, insomma, un certo Ronaldo il fenomeno. Più tanti altri, ma comunque lui, essendo contato anche l'età e tutto quanto, era tra i più forti. Ricordiamo che inizio anni 2000 Del Piero è il giocatore più pagato al mondo, contando non solo l'ingaggio, ma anche gli sponsor e così via. Quindi questo denota cosa? Denota il fatto che Del Piero al tempo era un po' quello che adesso costituisce il Neymar di adesso, cioè giocatori che anche dal punto di vista mediatico degli sponsor è veramente molto appetibile, in questo senso qua. Infatti ricordate le copertine su FIFA per chi ancora giocava, per chi gioca ai numeri veramente di 15-20 anni fa. Detto questo, Del Piero ha questa prima grande parte di carriera molto molto forte. Quindi dal 95 in cui ha 21 anni al 98, mettiamo, in cui ne ha 24. Poi c'è l'infortunio e molti problemi psicologici dovuti anche alla morte del padre, come sappiamo tante cose che hanno un po' frenato Del Piero. Diciamo che però Del Piero vive una rinascita nel 2001, che tra l'altro dopo la morte del padre, tra l'altro con quel gol di Bari che ricorderete molto bene. Diciamo che in quegli anni, oltre all'infortunio, c'è una Juventus che ha un biennio veramente, non dico buio, ma comunque non a livello di quanto fatto prima e dopo questo periodo di tempo, con Ancelotti, Van der Sar e compagnia bella. Quindi diciamo che tutto viene insieme. Dal 2001 al 2004 ha un altro veramente boom di rendimento, prima che poi arrivi Capello che poi lo panchinerà dal 2004 al 2006, utilizzandolo come terzo attaccante dietro Ibra e Trezeguet. Quindi questo secondo boom l'abbiamo dal 2001, età in cui ha già 27 anni, fino ai 30 anni del Piero. Quindi nell'apice, quello dovrebbe essere l'apice dal punto di vista fisico di un giocatore. Del Piero in questi anni fa una finale Champions League nel 2003, che poi perde chiaramente, più gli scudetti, poi invece il discorso Calciopoli che riguarda più che altro 2004-2006. Bene, 2006 Del Piero vince il campionato del mondo, diventa campione del mondo, ma va anche in Serie B nel 2006-2007, come sapete sceglie di rimanere alla Juve per questa scelta di cuore e quindi non di denaro o di carriera. Nel 2007 torna in Serie A e ha veramente un boom tra il 2006, che è protagonista in questa Serie A, in Serie B, tra l'altro con la vittoria del capocannoniere in quella stagione e in quella successiva in Serie A, ha veramente un altro boom dopo i 30 anni, perché qua parliamo di un giocatore che è tra i 32 e facciamo fino al 2008 34. Ricorderete poi nel 2008 appunto la doppietta al Bernabéu. Questi 2-3 anni di tre stagioni sono molto esemplari. Poi ovviamente Del Piero va in calando, fisico normalmente dopo i 34 anni, anche comunque pur essendo ancora un giocatore molto importante, perché comunque la squadra non è più fortissima, i vari Trezeguet e Nedved iniziano a ritirarsi un po' alla volta, e abbiamo ovviamente una squadra che va malissimo con due settimi posti fino al 2011. Poi l'ultimo anno, vabbè, è un anno un po' di memoria di Del Piero, perché chiaramente è più simbolico che altro. Bene, queste sono le fasi della vita di Del Piero per quanto riguarda la vita professionistica dalla Juventus. Che termini di paragone usare per il primo Del Piero? Del Piero io voglio rappresentarlo come Del Piero tra appunto i 22, 21, 22 anni, 95 fino al 98. Il metro di paragone che ho scelto è quello di Mbappé. Perché? Perché è recentissimo, l'ultima stagione, è un diritto, cioè prestito con diritto di riscatto, mi pare, però la cifra è stata praticamente scelta. Una cifra si parla
tra i 145 più 35 di bonus, quindi totali di 180 milioni. Quindi abbiamo praticamente un Mbappé che a soli 19 anni è stato praticamente venduto, diciamo, a 20 anni, è stato venduto dopo aver fatto una buona Champions League, ha vinto il campionato francese a queste cifre qua esorbitanti. Lo paragono a lui perché? Perché Del Piero era, come Mbappé, un esterno offensivo, giocava anche nel 4-4-2 come esterno, in quel 4, e poi anche punta, quindi diciamo che l'evoluzione di Mbappé è un po' simile a quella di Del Piero, e quindi mi pareva abbastanza simile come tipologia di giocatori, poi come vedete con le varie sfumature del caso, che non stiamo qua a parlarne. Se Mbappé, con quello che ancora non ha vinto, se non il campionato francese, è stato valutato così tanto, Del Piero mi sono un po' spinto in là, perché oggettivamente tra il 96 e il 98, 95 e 98, ha vinto una Champions League intercontinentale, ha vinto tutte le competizioni possibili al mondo, inimmaginabili, con tre finali giocate di cui una vinta, quindi diciamo che ha fatto ben più di quello che ha fatto Mbappé. Quindi mi sono sbilanciato per quanto riguarda Del Piero tra i 180 e i 220 milioni che servono poi quelli di Neymar. Non stiamo a parlare di chi fosse più forte tra Del Piero e Neymar mettendoli vicini, perché sono anche giocatori diversi, in epoche diverse, sappiamo queste cose qua. Anche Barcellona e Juventus sono diverse, però la Juventus in quegli anni era una delle più blasonate, un po' come Barcellona adesso, quindi non mi sembra strano paragonarli. Poi ovviamente magari Neymar avrà una carriera molto più insomma, florida di quella del Piero, ma questo è un discorso che vedremo negli anni a seguire. Quindi mi sbilancio dai 180 ai 220, è un intervallo molto ampio, ma giusto per darvi un po' delle idee diverse. Per quanto riguarda il secondo intervallo, 2001-2004, mi sento di abbassare molto questo prezzo perché c'è un infortunio di mezzo e perché il rendimento della Juve, salvo la fine del 2003, non è più il toppissimo, anche se vincono, arrivano degli scudetti chiaramente. Però mi tengo un po' più basso, anzi di mezzo quella cifra dei 180-220, portando per un Del Piero dai 27 anni in su, quindi giovane ma non troppo, tra i 90, quindi la metà, 180, e i 110 milioni di euro. Una cifra comunque molto ampia, contando anche il mercato di adesso, perché adesso quei soldi là verrebbero spesi molto facilmente, Coutinho è stato preso a molti più soldi, pur essendo un giocatore più centrocampista offensivo che attaccante. Però chiaramente c'è un infortunio alle spalle molto importante che potrebbe in qualche modo tirare un po' indietro il discorso, contando comunque l'infortunio preso in quel tipo di epoca era più grave di adesso per il discorso di medicina. Detto questo, Del Piero, quindi non mi sbilancio troppo e lo lascio in questa fase qua. Diciamo che il Del Piero, il più forte Del Piero l'abbiamo visto negli anni 90, non in quelli 2000. Nel periodo successivo, quello che va dal 2004 fino al 2006-2007, poi chiaramente decidete voi se scegliere tenere o meno, insomma, Calciopoli e la Serie B, si dimezza ulteriormente questo 90-110, perché semplicemente per un motivo, perché c'è un panchinaggio. Quindi panchinare un giocatore di quel genere là vuol dire anche svalutarlo in qualche modo, perché è un'occasione di mercato nel caso in cui una squadra lo volesse, ma di per sé sta giocando meno perché anche un rendimento effettivamente fosse più basso, e poi l'idea è stata quella di Capello, magari non avrebbe comunque portato dei rendimenti molto alti, ma diciamo che è una breve flessione, anche dovuta al fatto che ha superato i 30 anni forse, e anche per le insicurezze, quindi quella cifra là, ovviamente Del Piero ormai era una bandiera e così via, togliamo quel discorso. Però ormai 3,45 e 55 milioni. Ho smezzato la cifra precedente. Tornato dalla Serie B, nonostante sia campione del mondo da un anno, quindi nel 2007, Del Piero ha già 33 anni. È un'età ormai che per un giocatore attaccante inizia ad essere un po' vecchiotto. Capiamo ovviamente il rendimento perfetto che hanno avuto altri giocatori come lui, anche quelli già menzionati in altri video, Cannavaro che ha vinto a 33 anni il campione del mondo, Inzaghi e così via. Però alla fin fine difficilmente le squadre investono in un giocatore per quanto forte sia stato, però che comunque ha una carta d'identità che parla chiaro. Quindi mi sbilancio tra il 2006, 2007 e fino al 2008-2009 massimo 10-20 milioni. Qua subentra un altro discorso però che quindi altera qualsiasi stima di valori mercato, perché Del Piero è un calciatore incredibile che ormai è a fine carriera e ha deciso di abbracciare totalmente il progetto Juve, anche se per un progetto un po' altalenante in quel tempo là, però chiaramente diciamo che l'etichetta di incedibile è dovuta sia alla Juventus che ha intenzione di cedere una bandiera perché non avrebbe senso più monetizzare, cioè al fatto che una società acquirente vorrebbe Del Piero magari a zero a condizioni ben più economiche perché ormai l'età è quella che è. Bene ragazzi, il video finisce qui, questa è la mia stima di valore mercato di un giocatore, ex giocatore nostro Del Piero, in un contesto di mercato molto attuale. Ora vi do appuntamento all'ultimo video che sarà l'ultimo, il 10. E sarà su Maradona. Maradona che è un po' il simbolo degli attaccanti, dei centrocampisti offensivi, di tutta la storia, è un simbolo del calcio mondiale, piaccia o non piaccia, e vediamo un po' cosa succede anche tenendo conto della sua carriera, oltre che del suo rendimento, della sua forza tecnica, insomma, riconosciuta col senno di poi. Come sempre, forza Juve, e alla prossima, ciao! Paura, paura.
paura, paura, paura.